quando non ha senso investire in marketing. Io sono più che sicuro che tu abbia sentito un'infinità di volte dell'importanza di investire in marketing, di quanto sia fondamentale, eccetera, eccetera, eccetera. Però esistono delle situazioni per le quali è meglio non investire in marketing, quindi quando non ha senso investire in marketing, la risposta, a differenza di quanti direbbero molti, è sì. Esistono delle situazioni nelle quali è meglio non spendere nemmeno un centesimo. E l'unica situazione in cui questo accade è quando abbiamo un prodotto, un servizio che non è all'altezza delle aspettative. Questa è l'unica situazione per la quale noi non dovremmo spendere un singolo centesimo in pubblicità, ma dovremmo investire tutte le nostre energie, il nostro tempo, le nostre attenzioni nel risolvere questo problema. Questo perché immagina di avere, faccio sempre uno dei miei esempi estremi, un ristorante dove si mangi veramente male. Anzi, mettiamoci dal punto di vista del cliente, quindi tu vedi la pubblicità di questo ristorante che sembra la fine del mondo, spettacolare, spaziale, tu dici wow, devo assolutamente andarlo a provare. Esattamente come te lo pensano altre centinaia di persone. Quindi questo locale è sempre pieno, tantissima gente che va, finalmente arriva il tuo turno, vai a mangiare in questo ristorante, mangi malissimo, il locale è sporco, titolare scortese, camerieri scortesi anche loro. Qual è l'effetto? Cosa succederà? Che tu non tornerai mai più in questo locale. Stessa cosa per tutti gli altri ospiti. E questa è l'unica situazione, ripeto, nella quale il marketing non ha senso di essere fatto, perché accelerai semplicemente un fallimento inevitabile. E quando senti che il marketing è più importante del prodotto, è vero fino a un certo punto, nel senso che il marketing viene prima del prodotto, perché sempre mantenendo l'esempio di questo ristorante, tu non sai come effettivamente sia finché non ci vai a mangiare. Quindi il marketing è importante, ma viene prima, perché deve convincere il cliente a effettuare un acquisto, a venire da te e a mangiare. Poi il prodotto deve essere all'altezza, altrimenti questo sarà un cliente perso. Tantissime truffe infatti si basano proprio su questa logica, quindi truffiamo il maggior numero di clienti possibili facendogli promesse irrealizzabili e poi chiudiamo tutto e chi si è visto si è visto. Ovviamente nel mercato di oggi, e per quello che è la mia visione, l'obiettivo è entrare nel mercato e tra 10 anni essere molto più grandi di quanto siamo oggi, appunto. Quindi crescere, 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 e per farlo hai bisogno di un prodotto veramente eccellente, e nel mercato di oggi questa è la base. Senza un prodotto, un servizio veramente di buon livello, non dico eccezionalissimo, ma almeno di ottimo livello, sarà incredibilmente difficile avere successo. Quindi, se hai un prodotto che ritieni essere assolutamente valido, allora inizia a fare marketing in maniera molto forte, perché i risultati che puoi ottenere sono veramente eccezionali. Il marketing applicato a un prodotto ottimo o eccellente porta veramente dei risultati incredibili. Se il tuo prodotto è così così, appena sufficiente, il mio consiglio è quello di risparmiare i soldi che spenderesti nel marketing, sistemare il prodotto per renderlo veramente appetibile al mercato e poi iniziare a spingere in pubblicità, a fare marketing e a far crescere tutta la tua attività. Ma finché non hai sistemato il tuo prodotto, il tuo servizio, sarebbero solo soldi buttati via e anzi diventerebbe tutto controproducente. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ma è così importante il marketing? Rispondo velocemente a questa domanda. Io sono sicuro che se tu sia un libero professionista o vendi qualcosa, ti sarà capitato di vedere dei tuoi concorrenti che offrono un prodotto più scadente del tuo, più scarso del tuo, eppure che vendono molto di più, e le persone che lo acquistano ne sono pure soddisfatte. E quindi ti chiedi, ma com'è possibile che lui vende un prodotto più brutto del mio e non lo acquista? Ecco, qui purtroppo il marketing la fa da padrone. Quindi, se hai un prodotto migliore dei tuoi concorrenti, concentrati nel marketing, perché la differenza può essere davvero sostanziale. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!